Salve a tutti! Oggi vedremo di dare risposta a delle domande che da una vita vi state ponendo, ma che non avete mai avuto il tempo o la voglia di approfondire. Sì, la pigrizia blocca il nostro sapere, ma ci siamo noi di infinito a rimediare. Cominciamo allora! Numero 1. Rughe nelle dita. Come mai quando immergiamo le dita dentro l'acqua per molto tempo queste avvizziscono? O meglio, ci sono quelle strane rughe che ci fanno sembrare dei mutanti? Beh, secondo alcune ricerche questo fenomeno è un adattamento evolutivo. Avere le dita rugose ci permette di afferrare meglio gli oggetti sott'acqua. In altre parole, agiscono come i battistrada delle macchine. Lo strato corneo, cioè la parte più superficiale della pelle, è costituita da cheratina, una proteina che si lega per natura all'acqua e alle sostanze grasse. Quando immergiamo le mani nell'acqua, la cheratina ne assorbe parte e si gonfia. Il risultato è che la parte superficiale delle mani diventa tutta avvizzita. La cheratina si trova anche nei capelli e nelle unghie, per questo dopo la doccia diventiamo ricci e le nostre unghie sono più morbide. Numero 2. Perché le zanzare pungono determinate persone? Quante volte avete maledetto il vostro compagno di banco o vostra sorella o fratello che non subivano mai punture mentre voi avevate un campo di guerra tra zanzare sulla pelle? Sì, alcune persone non vengono punte e sicuramente vi siete chiesti perché a volte. Eccovi la risposta. Secondo alcune ricerche, molto dipende dal gruppo sanguigno. Questi insetti considerano il gruppo 0 come il più gustoso tra tutti e sempre secondo questi studi emettiamo una sostanza che permette alle zanzare di identificare appunto il nostro gruppo. Altro motivo per cui potreste essere punti è il fatto che corriate troppo e di conseguenza sudiate, facendo così aumentate del 50% le probabilità. Un'ultima cosa sono i colori. Sembra uno scherzo, ma alcuni ricercatori hanno confermato che chi veste di nero, rosso, grigio e blu rischi di essere punto spesso. Numero 3. Perché non riusciamo a farci il solletico da soli? Provate a farvi il solletico. No, non vi mettete a ridere come matti, vero? Beh, anche a questo c'è una spiegazione. Fino a poco tempo fa si pensava che non potessimo farlo perché mancava l'effetto sorpresa che avrebbe potuto aumentare di 1000 volte l'impatto. Ma non è così. Uno studio della Federation University in Australia ha scoperto che il cervello attenua le sensazioni in arrivo al nostro corpo. Se proviamo a farci il solletico da soli, siamo costretti a muoverci e quindi non riusciamo a stimolarci abbastanza. La nostra testa sa che siamo noi a fare questa cosa e non altri e deve indirizzare i nostri movimenti a varie parti senza potersi concentrare in special modo solo su una. Quindi attenzione, qualcuno ci osserva e siamo noi. Numero 4. Perché alcune persone hanno gli occhi di colori diversi? Questa particolarità si chiama eterocromia e si presenta su un individuo su 100. In teoria è una cosa naturale che si possiede fin dalla nascita. Infatti, se si sviluppa dopo, è segno che una malattia grave agli occhi sta prendendo piede. Ma sapete perché queste persone hanno gli occhi di colori diversi? Il tutto è causato dalla concentrazione di melanina presente negli occhi. La melanina è un pigmento, cioè un tipo di sostanza che dà il colore alla nostra pelle e ad altre parti del corpo, in questo caso anche agli occhi. L'occhio in cui la melanina è più concentrata appare tendente al marrone, mentre l'altro risulta più chiaro perché ne ha di meno. Le persone normali hanno la stessa concentrazione di pigmenti in entrambi i bulbi. Io comunque penso che sia fantastica questa cosa, quanti di voi sono eterocromi? Numero 5. Perché le donne hanno un sedere pronunciato? Detta in poche parole, come mai le donne hanno un sedere più grosso di quello degli uomini? Beh, nell'antichità erano sempre gli uomini a cacciare e procurarsi il cibo per la famiglia, mentre le donne rimanevano in casa a occuparsi dei figli, o semplicemente stare sedute. Sembra quasi una presa in giro, ma proprio per questo motivo le loro natiche si sono ingrossate con il tempo. Mentre i maschi rimanevano sempre allenati e agili, le donne accrescevano le loro misure, diciamo. Un altro motivo era che sempre dai tempi più remoti la donna usava ogni sua parte del corpo al meglio per attirare l'uomo, specialmente il sedere, che spesso era il motivo per cui molti maschi decidevano di stare con una specifica femmina. Se non fosse per i nostri antenati, le donne non avrebbero mai sviluppato così tanto il lato B. E grazie per aver guardato il video. Avete altre domande a cui volete una risposta? Se sì, scrivetelo nei commenti e a 20.000 like faremo una seconda parte con quelli. Iscrivetevi, alla prossima!